organizzate tutto per bene e vi immaginate già lì, felici con il vostro partner. Ma una volta iniziata la vacanza, la realtà si rivela essere molto diversa. Le risate, la voglia di stare sempre insieme, lasciano presto il posto alle tensioni e alla caccia dei difetti del partner che trovate sempre più insopportabili. Cos'è accaduto? Le ferie estive sono un banco di prova per molte coppie e possono far esplodere, ahimè, incomprensioni e rancori che durante l'anno erano rimasti sotto chiave. Perché? Perché in ferie non ci si accontenta. Si chiede più intimità, più comunicazione, più entusiasmo, più emozioni, più coppia, insomma. Si vorrebbe essere più desiderati, più corteggiati e spesso si entra in crisi per le enormi aspettative che si riversano proprio sulla vacanza, non capendo che non basta andare al mare perché si ritrovi l'armonia di coppia. Per poter crescere, il rapporto ha bisogno di nutrimento e attenzioni quotidiane, anche durante il resto dell'anno. Dunque, come vivere al meglio le vacanze? 1. Vi vedo già lì, Lonely Planet da una parte e Google dall'altra, che organizzate ogni minuto della giornata. Stop! Fermatevi! Non importa se non vedrete o farete tutto quello che offre la vostra meta turistica. Rilassatevi, annoiatevi, concedetevi del tempo insieme per fare una decompressione dallo stress quotidiano. 2. Il contatto fisico non è solo fare l'amore ed è importante mantenerlo sempre. Fate una doccia insieme, abbracciatevi in riva al mare, passeggiate mano nella mano, anche se ci sono i figli. 3. Ricordatevi che siete una coppia, non gemelli siamesi. Lasciate che ognuno si prenda i propri spazi, facendo in parte anche quello che gli piace fare da solo. Per esempio, lei potrebbe fare un massaggio in spa e lui una partita a tennis. Vi assicuro che starete meglio entrambi e una volta riuniti avrete molte più cose da raccontarvi e da condividere. 4. Non tenete il broncio. Se qualcosa vi ferisce o non vi piace, meglio dirlo subito e parlando di più di come ci ha fatti sentire, anziché puntare il dito e accusare. Così eviterete di accumulare risentimenti e malumori. 5. Spegnete il cellulare e lasciatelo nella cassaforte dell'hotel. Controllare le email e chattare con gli amici lo fate già tutto l'anno. Almeno in vacanza il detox tecnologico è d'obbligo. 6. Ed ultimo consiglio. Il vostro partner vi propone di andare, non so, ad un corso di vela insieme? Ottimo! Fare nuove esperienze insieme non solo serve a rompere quella routine che appiattisce il rapporto, ma serve anche a conoscere nuovi lati di sé e dell'altro. Anche a voi è capitato di incappare in una di queste situazioni? O magari avete qualche altro consiglio che vorreste condividere con noi? Raccontatemelo qui sotto e intanto buone vacanze a tutti! Alla prossima!